Ciao amici, ciao. Nell'attesa di rivederci al più presto, di abbracciarci quanto vogliamo e di danzare insieme, vi propongo due brevi video. Cercherò di tenerli veramente brevi perché altrimenti sono troppo pesanti. Il primo è anche il secondo, però il primo è proprio l'esecuzione della sequenza dei meridiani, di stiramento dei meridiani. Quindi una pratica molto antica che ci arriva dalla medicina tradizionale cinese e che è molto efficace per riequilibrare la circolazione energetica e cercare di renderla più fluida, andando a sciogliere eventuali blocchi o ristagni che ci possano essere. È molto utile, io la faccio tutte le mattine e mi aiuta davvero tanto. Mi dà un sostegno. Una sola cosa, prima di mostrarvi la sequenza, è importante non forzare gli stretching, quindi che ognuno senta fin dove il suo corpo vuole andare e non lo spinga oltre. Dunque, anche restare in uno stretching piccolo è molto efficace. Ciò che fa la differenza è il respiro, dunque il respiro è bene che sia lento. Ed è anche bello perché diventa una sorta di meditazione e ci fa percepire ciò che stiamo facendo. Altro piccolo accorgimento, e importante accorgimento, è provare a, mentre la facciamo col corpo, provare a farla anche con la mente, ovvero immaginare con la mente i movimenti che stiamo facendo, in modo che lavoriamo con la mente e col corpo contemporaneamente. Bene, io inizio perché qua il tempo è tiranno con questi video. Incominciamo a stirare i meridiani vasoconcezione, che va dal perineo a sotto il labbro, che è il più potente meridiano yin del corpo, e poi passeremo a vasogoverno, che sostiene tutta la colonna vertebrale ed è il più potente meridiano yang del corpo. E poi continueremo con i sei stiramenti che seguono, sono sei stretching, e ogni stiramento riguarda due meridiani che originano in due organi e che sono associati a un elemento della medicina tradizionale cinese. Dunque, stiramento di vasoconcezione, porto le dito medio sotto l'incavo del gluteo, sono in piedi, le gambe sono distanti tanto quanto la larghezza del mio bacino, ma in questo stiramento anche tanto quanto la larghezza delle spalle, perché ci si sviluppa all'indietro, ci dà più sostegno, essere più larghi. Le ginocchia sono morbide, la colonna è allungata. Inspiro, inarco, cerco di non stressare le vertebre cervicali e di aprire il torace. Passo allo stiramento di vaso governo o vaso governatore, sono nella stessa posizione, tutto controllo se sono inquadrata, speriamo. Stessa posizione, inspiro e espirando, immagino di portare il torace verso le cosce, le mani scorrono lungo le gambe, forse riusciremo ad abbracciare le gambe stesse, altrimenti ci fermiamo dove sentiamo. Idealmente la testa vuole andare nello spazio tra le due gambe. Rilasso il collo. Fletto le gambe. E srotolo per continuare con lo stiramento di polmone e intestino crasso
Siamo nell'elemento metallo. Devo incrociare i pollici e agganciarli, lasciare che le dito indice di entrambe le mani si allunghi e raccolgo le altre dita come posso. Sono nella medesima posizione di prima. I piedi sono larghi tanto quanto la larghezza del bacino. Inspiro e inarco. E espiro e scendo. Lascio che gli indici puntino verso il cielo. Lascio cadere il peso della testa, rilasso il collo. Fletto le gambe, srotolo la colonna e cambio l'incrocio dei pollici. Indici allungati, dita raccolte. Sentirete che cambia un po' tutto cambiando l'incrocio. E inspiro, inarco e espiro. Srotolo la colonna e procediamo con lo stiramento di milza e stomaco. Sono seduta sui talloni in questa posizione che si chiama Seiza. Questo stiramento prevede tre livelli e va benissimo fermarsi al primo livello perché diventa piuttosto estremo, quindi dobbiamo sentire ciò che il nostro corpo ci dice. Larghezza delle gambe, anche qui corrisponde alla larghezza del bacino, più o meno. Inspiro e porto le mani dietro di me. E questo è il primo livello. Il secondo livello è portare i gomiti a terra. Il terzo livello è portare la testa a terra e le braccia si allungano sopra la testa. Mi siedo un pochino tra le gambe, ma cerco di non cambiare tanto l'apertura, la larghezza, la distanza di una gamba l'una dall'altra. Sciolgo con cautela questa posizione. Allungo un po' la schiena, la rilasso, soprattutto rilasso la schiena. Dunque, le gambe sono allungate, le braccia rilassate e anche la schiena vuole un po' di conforto. Allunghiamo. Ed eccoci allo stiramento di cuore e intestino tenue. L'elemento è il fuoco, fuoco primario. Piante dei piedi una contro l'altra. Sono in questa posizione, le ginocchia tendono verso la terra, ma scegliete voi la posizione che è più consona al vostro corpo. Afferro le dita dei piedi. Inspiro e poi scendo, espirando, inspiro, espiro e scendo. I gomiti probabilmente arriveranno a terra o si avvicineranno alla terra. Dunque
Le ginocchia guardano la terra e tendono un po' verso la terra. Cerco di rilassare il collo. Srotolo la colonna. Andiamo allo stiramento di rene e vescicolo in aria. Siamo nell'elemento acqua. Le gambe sono allungate davanti a noi. Sempre lo stesso concetto, distanti l'una dall'altra quanto la larghezza del bacino. Porto le braccia sopra la testa, allungate. Inspiro. Espirando, scendo e ruoto i palmi delle mani verso l'esterno. Continuo il mio stiramento, avendo cura di non accasciarmi sulle gambe. L'obiettivo non è andare giù, bensì allungare. Ritorno partendo dal bacino e srotolando la colonna. Andiamo allo stiramento di cuore, scusate, di mastro del cuore o ministro del cuore e triplice riscaldatore. Le gambe sono incrociate, le braccia sono incrociate, porto le mani sul ginocchio opposto. Da qui inspiro ed espirando scendo. Come il mio corpo mi dice di fare, tanto quanto il mio corpo mi dice di fare, regolate voi la distanza delle gambe. Quindi inspiro e respirando, espirando, scendo lentamente. Cerco di mantenere le braccia rilassate e rilasso il collo. Torno, srotolando la colonna e cambio l'incrocio delle gambe e delle braccia. Ancora inspiro ed espirando scendo. Srotolo piano piano. Controlliamo il tempo, dai, più o meno ci siamo. E vado all'ultimo stiramento, che è lo stiramento di fegato e vescica biliare. Siamo nell'elemento legno. Questa posizione, gambe divaricate, ovviamente è da fare con cautela, quindi ognuno senta quanto ne può divaricare e dov'è il suo limite? Dopodiché porto le braccia sopra la testa, ruoto il busto verso la gamba sinistra e mi allungo verso la gamba destra. La mano destra può posarsi sulla gamba destra e mentre il braccio sinistro allunga, cerco di fare in modo che sia aperto abbastanza da permettere all'occhio di guardare e vedere il soffitto. Sciolgo verso il centro. Porto ancora le braccia sopra la testa. Ruoto il busto verso la gamba destra. E mi allungo verso la gamba sinistra. La mano sinistra può posarsi sulla gamba sinistra. Il braccio destro allunga e cerca di lasciare all'occhio lo spazio per guardare. Devo poter guardare il soffitto, quindi forse devo aprire un po' il braccio.
sciolgo e la sequenza si conclude con un allungamento a terra, con molta cautela. Dopodiché aiutandomi con le mani risalgo. Ed ecco che ho fatto, completato tutta la sequenza di stretching dei meridiani. È una sequenza molto efficace. Se desiderate provarla, provatela alla mattina, magari 8-10 minuti, ma anche meno, e veramente ci aiuta a riequilibrarci un po' dal punto di vista psicofisico. Cercherò adesso di fare un altro video abbastanza breve, ne avevo fatto due, ma erano troppo lunghi e si intasa tutto, non si riesce a inviarli, dove cercherò di dare solo alcune informazioni su ogni stiramento, perché ciò che è interessante è davvero la visione che sta alla base di questa pratica, che è una visione che abbraccia l'uomo nella sua totalità. Quindi dal punto di vista fisico, psichico, emozionale e spirituale. Vi mando un bacio enorme. Veramente a presto e buon pomeriggio di sole, visto che oggi la luce è molto bella. Ciao amici, eccomi con questo secondo breve video con il quale desidero semplicemente condividere con voi alcune informazioni rispetto alla sequenza dei meridiani che abbiamo visto con il precedente video, senza nessuna pretesa di dare informazioni esaustive. Io non sono un medico specializzato nella medicina cinese. Semplicemente mi è stata trasmessa questa sequenza e anche mi sono stati trasmessi aspetti di questa filosofia, ho letto dei testi, quindi mi sono anche appassionata per un certo periodo e continuo ad essere appassionata di questo antichissimo pensiero. Dunque, un breve video per comprendere insieme perché questa sequenza è significativa sul piano psicofisico. Proprio perché ogni pratica che fa capo a questa antica tradizione è concepita secondo un'idea dell'uomo che è davvero globale, che quindi abbraccia l'uomo dal punto di vista fisico, dal punto di vista psichico, dal punto di vista emotivo e anche dal punto di vista spirituale. È proprio una caratteristica di questa forma di pensiero. Dunque, iniziando lo stiramento, il nostro stiramento, il primo di vasoconcezione, abbiamo detto che è il meridiano yin più potente del corpo e riguarda la nostra possibilità, la nostra, scusate quando sbircio, sto sbirciando l'ora. La nostra possibilità non solo di concepire un'altra vita, ma anche di concepire qualsiasi cosa desideriamo concepire durante la nostra vita. Quindi ha a che vedere col nutrimento che noi diamo alla nostra vita e alla nostra possibilità di concepire. Dunque, mangiare, bere, dormire, mentre il meridiano vaso governo che sostiene la colonna vertebrale, sostiene tutto ciò che ha a che vedere con il mentale e col buon funzionamento del sistema nervoso. Yin e Yang, come probabilmente molti di voi sanno, sono due principi che vanno sempre insieme, vengono definiti opposti, inscindibili e complementari. Opposti, complementari e inscindibili. Opposti, poiché yin, da un punto di vista generale, definisce ciò che è pesante, ciò che è buio, ciò che è pieno. Yang, da un punto di vista generale, definisce ciò che è leggero, ciò che è vuoto e ciò che è luminoso. Yin è associato alla terra, all'energia della terra. Yang è associato all'energia del cielo, dunque l'uno
non può esistere senza l'altro, così come il giorno non esiste senza la notte. Dunque, abbiamo due meridiani molto potenti, uno yin e uno yang, e abbiamo sei coppie di meridiani che abbiamo attivato con lo stretching durante la nostra sequenza, e ognuna di queste coppie comprende un meridiano yin e un meridiano yang. Il meridiano yin origina da un organo, l'organo è pieno al suo interno poiché tesaurizza le sostanze nutritive. Il meridiano yang origina in un viscere e il viscere è cavo perché elabora queste stesse sostanze. Ogni coppia di meridiani fa capo e associata a una fase della circolazione energetica che è rappresentata dall'energia degli elementi che prima, mentre facevamo questa sequenza, ho nominato. Dunque, quando abbiamo fatto lo stiramento di polmone e di intestino crasso, eravamo nell'elemento metallo, quindi il punto cardinale è l'ovest, il tramonto. L'emozione associata è la malinconia, un'emozione bellissima come tutte le emozioni, ma che non deve degenerare, non deve diventare il centro della nostra vita. Polmone è il signore dei soffi, così viene definito fiabescamente dalla tradizione, governa l'energia dell'aria, la distribuisce in tutto il corpo e elimina CO2 e gas, ma oltre a questo assolve la funzione importantissima di mantenere una relazione, uno scambio costante tra noi e ciò che è fuori di noi. Dal canto suo, intestino crasso permette l'eliminazione delle scorie e quindi ci permette di liberarci da ciò che non ci serve più, quindi a tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale. Per quanto riguarda lo stiramento di milza e stomaco, siamo nell'elemento terra. L'elemento terra è visualizzato, posizionato al centro, una posizione centrale rispetto agli altri elementi. È un punto di osservazione, siamo non a caso nel digestivo, dunque la funzione digestiva cerca di assorbire ciò che serve e di far sì che la circolazione sia ottimale, sia per quanto riguarda le sostanze nutritive che assimiliamo, sia per quanto riguarda i nostri pensieri. Non a caso l'organo milza, oltre a come dire, sostenere i principi, i processi digestivi e a sostenere buon funzionamento del metabolismo e del sistema ormonale, sostiene un buon funzionamento del mentale, dunque un funzionamento del mentale che sia fluido e dunque non ci imprigioni in pensieri che non riusciamo più a scacciare, che ci tengono a volte fermi sempre nello stesso punto. Il viscere è stomaco, stomaco regola l'appetito e dà avvio alla digestione e quindi elabora il cibo. Continuando nella nostra sequenza, siamo poi arrivati all'elemento fuoco, quindi punto cardinale sud, il movimento è l'apertura. Il cuore è considerato l'imperatore in questa tradizione, l'imperatore, e l'imperatore, se è un buon imperatore, è saggio e cerca di promuovere il benessere nel suo regno. E così il cuore governa la circolazione del sangue, grazie anche al suo ministro, che vedremo dopo, e è anche il centro di noi, rappresenta il centro di noi stessi, rappresenta la nostra coscienza, il nostro io,
In cinese chiamano, lo dicono Shen, il nome è Shen in cinese, che pare sia meglio tradotto come spirito piuttosto che come coscienza. Spirito poiché il cuore racchiude la nostra unicità, quindi ciò che siamo noi. Dunque, il cuore, non a caso, si esprime anche nella parola, si esprime nell'eloquio. E nella coerenza del pensiero viene anche detto che la lingua è il germoglio del cuore. Per quanto riguarda l'intestino tenue, assorbe un'importante funzione di assorbire le sostanze, ma anche di assorbire gli shock, quindi di selezionare e assorbire quelli che sono i colpi molto forti per noi, scioccanti, veri e propri shock, e quindi ha questa importantissima funzione di adattamento della nostra vita interiore a ciò che accade all'esterno. L'acqua è l'elemento più antico, cioè l'acqua è relazionata all'ancestro, l'acqua è relazionata alla potenza e alla profondità. L'acqua cinese corrisponde al colore nero, quindi siamo veramente nella profondità dell'essere. Il rene immagazzina il pacchetto energetico originario che ci hanno dato i nostri genitori, ci hanno regalato all'atto del concepimento, quindi quelle energie fondamentali che abbiamo il compito di non disperdere e di rinnovare continuamente con il cibo, l'aria, eccetera. Questo pacchetto energetico immagazzinato nel rene fa sì che questo organo sia proprio collegato alla forza vitale. Forza vitale che comprende anche lo stimolo sessuale, quindi anche lo stimolo sessuale ha a che vedere col rene. Per quanto riguarda vescica elimina i liquidi e sostiene anche lo sviluppo osseo, quindi ancora una volta siamo nel profondo del nostro essere. Per quanto riguarda fuoco secondario, gli organi che sono funzioni più che organi, mastro di cuore, un ministro del cuore, triplice riscaldatore, mastro di cuore, mastro del cuore, un ministro del cuore, è proprio il ministro del cuore, cioè ha il compito di eseguire la volontà del sovrano, quindi di fare in modo che la circolazione sanguigna effettivamente raggiunga ogni parte del corpo. Mantenere il giusto livello della pressione sanguigna e anche mantenere la giusta regolazione delle emozioni in modo da far sì che nessuna emozione arrivi a polarizzare e arrivare a prendere il centro della nostra vita. Mentre il triplice riscaldatore è una funzione che attiene alla termoregolazione, quindi alla regolazione della temperatura, ma anche al buon funzionamento del sistema immunitario e del sistema linfatico. Legno è la primavera, legno è l'est, è proprio il germoglio fuoriesce con questa energia, così come noi, quando abbiamo un progetto, quando abbiamo un'idea, cerchiamo di andare verso l'esterno, quella lì è l'energia del legno. Il legno è gli organi che pertengono a questo elemento, gli organi che fanno capo a questo elemento sono fegato e vescica biliare. Fegato immagazzina, è molto importante nell'immagazzinamento delle risorse, delle sostanze, nella difesa del corpo e quindi nei processi di disintossicazione, e anche molto a che vedere con il sistema muscolare, con un buon funzionamento del sistema muscolare. L'energia di questo meridiano ha a che vedere con l'emozione della rabbia, quindi la rabbia sì in senso positivo, abbiamo anche bisogno di arrabbiarci a volte, ma qualora
questa emozione arrivasse a essere troppo costante e continuativa, a impegnarci troppo, potremmo entrare in una fase di vita piuttosto pesante, quindi avere continuamente un pensiero rabbioso, iroso, e in questo caso la nostra salute ne risentirebbe, ma in generale, al di là del discorso della rabbia, quello che è interessante è che per questa tradizione di pensiero, tutte le emozioni, quando arrivano ad assumere una forma esagerata, sono pericolose per la nostra salute, sono seriamente pericolose per la nostra salute. Quindi da qui l'esigenza di armonizzare queste diverse qualità energetiche. Vescica biliare distribuisce l'energia in tutto il corpo, ha il compito di quindi direzionare l'energia nel corpo. È fortemente questo viscere collegato alla direzione, e anche la nostra capacità e possibilità di prendere decisioni. È fortemente collegato all'occhio, infatti quando abbiamo fatto lo stiramento abbiamo cercato di lasciare spazio all'occhio per guardare il soffitto, quindi l'occhio era parte integrante di questo stiramento. Bene, ragazzi, io spero di essere riuscita a stare nei tempi e di avervi solo dato qualche informazione che possa essere interessante o comunque andare un pochino a completare questa sequenza di meridiani che vi consiglio tantissimo di fare se ne avrete voglia. Per il momento vi saluto dalla mia casetta, dalla mia piccola casa e vi mando un bacio grande grande.